Siamo a Cetraro, uno dei comuni più belli del Tirreno calabrese. Siamo qui per andare a scoprire una storia, una tradizione che sopravvive in maniera artigianale, come da secoli, grazie all'interessamento, alla capacità e alla voglia di fare di un artigiano calabrese. Giuseppe. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutto bene, tutto bene. Salagione San Francesco a Cetraro, una perla del Tirreno. Qui si riproduce tutto esattamente come da 200 anni in una maniera incredibile. Un'azienda familiare che ha mantenuto la tradizione da tre generazioni, voi, sì, la signora, vero? Sì, tre generazioni. Infatti vorrei ringraziare quella che ha imparato a me questo mestiere, che è Concettino Corallo. Che oggi ha oltre 90 anni. 94 anni, la voglio salutare innanzitutto perché ho questo mestiere in mano, grazie, sì, a lei, e poi voglio ringraziare a mia moglie perché anche lei collabora con me, diciamo, esatto, sulla lavorazione. Allora, cosa fate voi in questa azienda familiare? Intanto io vedo questi tinelli in legno, ma non si potrebbero tenere? No, questo qua non si potrebbe, però ecco, grazie a Dio abbiamo avuto questa certificazione che possiamo lavorare sia l'acciuga che l'azienda è autorizzata questo tipo di cose. Questo... Okay. Quindi cosa fate voi? Intanto vi arriva il pescato. Sì, per esempio l'alice su Cetraro, anche Sicilia, diciamo Vibo, diciamo tutto il Tirreno, la maggior parte, fresca innanzitutto, perché quella, diciamo, è il trucco, diciamo, per, sì, per l'acciuga, deve essere fresca. E dopo come arriva subito nelle celle, poi con l'operaio, diciamo, quelle che collaborano con me, vengono decapitate, vengono cacciate dalla testa e poi vengono salate e messe in salamoia, diciamo. Come questa qua, alici, diciamo, vero? Sì, sono due tipi di alici che lavoriamo, col pepe, che il pepe è nostro, diciamo, di San Marco, tutto locale, e questa qua, diciamo, è l'acciuga bianca che è col sale, che la tradizione, che la, diciamo, bene o male la vogliono. Poi sono delizie ricercatissime, sì, oggi, vero? Sì. E il tonno, poi? Il tonno, ecco, sì. Il facciamo tonno, vedere anche... Il tonno, diciamo, lo facciamo pure noi. Questa è tutta produzione vostra? Tutta produzione nostra. Viene pigliato, comprato, diciamo, lavorato, e dopo giustamente viene bollito con le cose norme, diciamo, sì, di... tutto rispettando. Ecco, leggi. Tu mi dicevi, Giuseppe, quando abbiamo chiacchierato prima, che... praticamente tu potevi anche ingrandirti, no? Potevi fare un'azienda un po' più industriale, raddoppiare il fatturato, però hai preferito mantenere la qualità e la genuinità, rimanendo piccolo. Sì, voglio rimanere piccolo perché voglio dare un prodotto d'eccellenza, diciamo. Sì. Non voglio essere industriale, va bene così perché do un prodotto buono e genuino, diciamo. La maggior parte, tutti questi prodotti che ho, per esempio il peperoncino, faccio un esempio, sì, è pure di San Marco e quindi, diciamo, è calabrese. Se cominciamo a fare, diciamo, le cose industriali, tu devi prenderlo fuori, non no, ce la fai. Lo stesso per no, il pesce, per il tonno, voglio dare la qualità. Questa è una cosa molto bella e molto interessante perché, diciamo, si può rinunciare anche a facili guadagni, però tu dici: io voglio rispettare questa nostra tradizione, sì, che dicevamo è secolare, no? Sì, è secolare. Cetraro, per esempio, sono cinque famiglie o sei famiglie che hanno campato con questo mestiere qua. Poi man mano, giustamente, sono chi è morto, chi è, perché questo è un lavoro molto duro. Ecco, si comincia dall'alba. E si finisce, non si sa quando si finisce. Quindi mi chiamano anche d'improvviso, vero? Sì, le 3:30 di notte, le 4:00 di mattina, e mi chiamano e dicono: guarda, abbiamo pigliato 300 cassette d'alice, le vuoi, non vuoi? Esatto. Trattiamo il prezzo, va bene, manda, e lavoriamo. Questo è un lavoro molto duro, però lo faccio con passione, perché mi piace. Mi piace, ma non per i soldi sì, nella vita ci vogliono, però sono soddisfazione quando vengono i clienti e mi dicono che hanno assaggiato un prodotto. Hanno assaggiato, sì, unico, l'alice, vero? Unico, veramente. Unico. Ne siamo soddisfatti. Ebbene, bene, grazie, e sì, continuiamo così a mantenere forte e ferme le nostre tradizioni, Giuseppe. Sì. Grazie.